Questo programma è offerto da... Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige. Solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù, Alicata. Hi-Tech di Angelo Drago. Vendite assistenza, computer e telefonia. Rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3. Doppio punto vendita, Alicata. Bentrovati a una nuova edizione di Extra Time. È finita 1-1 al Dino Liotta la tanto attesa gara contro il Cosenza, una partita che ha regalato tante emozioni ai circa 1000 spettatori presenti sugli spalti, gol con la possibilità dell'Licata di poter conquistare 3 punti, ma anche in extremis di perdere una incredibile partita. Licata che è entrato a 1000 sul green del Dino Liotta e ha messo sotto la vice capolista per 45 minuti di gioco, andando in vantaggio con Roberto Pasca, ormai in gol da 4 gare consecutive. Si è fatto recuperare nella ripresa e poi fino alla fine la partita è rimasta aperta a qualsiasi risultato. Ma prima di vedere le azioni salienti di Licata a Cosenza, andiamo a vedere i risultati della 14ª giornata della Serie D con alcune sorprese. ACR Messina, Savoia 2-1, a Cava dei Tirreni Ragusa batte Cavese 3-2, Comprensorio Montalto, Città di Messina 2-1, Comprensorio Normanno Ribera 2-1, Gelbilson Acireale 0-0, Licata Cosenza 1-1, Palazzolo Agropoli 1-1, San Biase Nissa 1-0, Vibonese Noto 0-0. Questi risultati per una classifica che dopo 14 giornate recita così: la ACR Messina sempre più capolista del girone I della Serie D con 32 punti, a seguire il Cosenza 29 fermato al Dino Liotta proprio dalla Licata, e poi la Gelbilson bloccata sullo 0-0 contro la Cireale a 28 punti. Comprensorio Montalto 25 all'11º risultato utile consecutivo, Comprensorio Normanno 23, Ragusa e Savoia 22 punti, Ribera 21, Ribera che si ferma dopo 8 giornate in cui non perdeva, Città di Messina 20 punti alla 3ª sconfitta consecutiva in questo torneo, Agropoli, Vibonese 18 punti, Licata 17, San Biase 15, Cavese 13, Palazzolo 12, Acireale 9, Nissa 7, fanalino di coda il Noto con 6 punti. E dunque questa è la situazione dopo 14 gare, ma andiamo a vedere cosa è successo al Dino Liotta tra Licata e Cosenza in questo servizio. Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù, Alicata. Al Dino Liotta per la 14ª giornata di Serie D, Licata non va oltre il pari contro un Cosenza ben organizzato che si difende bene e riesce ad agguantare il pareggio in una partita che lo ha vista soprattutto subire gialloblu e rispondere con velenose ripartenze. Gagliardi deve fare a meno di qualche elemento e manda in campo Straface, Fiore, Sicignano, ben in casa Parisi, Varriale, Le Piane, Salvino, Mosciaro, Pesce e Marano. Romano si affida agli stessi uomini di Messina, sostituendo solo Vella con il rientrante Riccobono in attacco, fermo ai box da 15 giorni. Montella gioca terzina e Scopelliti alla destra. Il primo tempo è tutto di marca gialloblu, al decimo il solito Riccobono a rendersi pericoloso con una punizione tagliata dalla destra che impegna severamente l'estremo ospite Straface. Passano 4 minuti ed è ancora il fantasista licatese a mettere i brividi a Straface con un tiro cross che si spegne di poco al lato. Al 20° su azione d'angolo, Armenio appoggia di testa a Pasca che calcia a botta sicura con la sfera che si infrange sul corpo di Sicignano. 30° minuto ancora Pasca pericoloso con un tiro dal limite che Straface accompagna fuori in tuffo. È il preludio al gol numero 5 di Pasca che dopo Cavese, Savoia e Messina si ripete anche oggi. Il numero 9 sfugge a Sicignano e a tu per tu con Straface lo supera abilmente con un tocco sotto che fa esplodere il Dino Liotta.
Il Cosenza del primo tempo è tutto nel tiro di Fiore che Valenti blocca a terra in due tempi, si va negli spogliatoi sull'1-0. Nella ripresa al minuto 56 doppia occasione gol per il Cosenza con Manolo Moscero che prima su punizione e poi di testa impegna Valenti, ma in entrambi i casi è il portiere gialloblu ad avere la meglio. Ma Moscero come Pasca la terza occasione la mette dentro battendo soltanto 5 minuti dopo il giovane portiere gialloblu con un preciso diagonale per il pareggio cosentino. Il Licata prova a reagire ed è scopellito ad avere sui piedi il pallone del 2-1 ma sciupa clamorosamente un delizioso assist di Pasca. Al 90esimo Vella si incunea in aria e stramazza a terra ma l'arbitro opta per la simulazione ed ammonisce l'attaccante licatese. Al minuto 92 Cosenza vicinissimo al sorpasso, Moscero lavora un buon pallone e serve in profondità Pesce che di fronte a Valenti preferisce servire un compagno in fuorigioco invece di battere a rete. L'ultima occasione della partita è delicata al 95esimo minuto con Capitan Grillo che da 30 metri fa fare bella figura straface che alza in angolo il destro del numero 8 gialloblu. Dopo ben 6 minuti di recupero l'arbitro manda tutti sotto la doccia con il pubblico che applaude sportivamente entrambe le squadre. Hi-Tech di Angelo Drago, vendite assistenza, computer e telefonia. Rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3, doppio punto vendita, Alicata. Volti distesi ovviamente al termine della gara in sala stampa, da una parte il tecnico romano, dall'altro il tecnico Gagliardi, che hanno motivo di essere soddisfatti delle prestazioni dei propri giocatori. Più romano certamente, con un Licata che ha benissimo interpretato l'avvio di gara e che poi anche nel secondo tempo non si è fatto mai schiacciare dal Cosenza, che comunque ha conquistato un buon predominio territoriale. D'altra parte Gagliardi contento per la reazione dei suoi, ma certamente non le ha mandate a dire alla sua squadra per come ha approcciato la gara. Ha detto addirittura qualcuno forse è rimasto con la testa in albergo e poi ha lanciato chiari messaggi alla dirigenza. Servono giocatori di qualità per poter ambire a vincere questo campionato. Ascoltiamoli. Mister, soddisfatto del punto conquistato a Licata? Per come si era messa la partita posso anche dire di sì. Poi quello che ti lascia sempre la mare in bocca è che andiamo in difficoltà da soli, riusciamo a farci del male soli. Poi quando sbagliamo noi veniamo puniti sistematicamente, come è successo in occasione del primo gol. Quando invece l'avversario ci concede qualcosa, come all'ultimo, riusciamo a non fare gol. Comunque penso che per come è andato il primo tempo e poi la ripresa, il pareggio sia giusto. Una grande reazione della sua squadra non l'ha ripresa. Sì, ha dimostrato perlomeno da questo punto di vista, come sempre, di reagire alle difficoltà, al risultato negativo, ma diciamo che hanno soltanto colmato quella brutta prima parte. Come si spiega questo primo tempo sotto le aspettative e pensa anche sotto i vostri normali livelli? Perché forse c'era qualcuno che ancora era rimasto in albergo. Le assenze erano state annunciate anche quelle di Arcidiacono, Sì, ma io non parlo mai degli assenti, per quanto importanti siano, come lo ha dimostrato per esempio quando è entrato un giocatore che si chiama Guadalupe. Perché noi abbiamo bisogno di qualità, perché in mezzo al campo abbiamo bisogno di gente del genere, no, diventa difficile poi riuscire a creare gioco e a creare occasione da gol, perché poi un allenatore può dare delle direttive, ma quando una squadra deve vincere ha bisogno dei giocatori, c'è poco da inventarsi. Sembrava una gara già vista, un déjà vu per riallacciarci a quanto visto in settimana. Meritiamo di vincere e poi magari rischiamo di perdere. Credo che sia stata una bella partita, anche se il primo tempo è stato molto tattico da parte delle due squadre, occasioni da ambedue le parti poche, però abbiamo sicuramente nella prima parte di gara avuto più possesso palla e abbiamo giocato molto di più rispetto alla ripresa, anche se la ripresa poi è stata
ricca di situazioni sia da una parte che dall'altra, perché tutte e due squadre si voleva vincere, sono nate occasioni da una parte e dall'altra. Comunque una bella partita, un buon pareggio contro una grande squadra. Mister, secondo tempo, prima mezz'ora, non abbiamo avuto il piglio del primo tempo. È un difettuccio che abbiamo, che quando passiamo in vantaggio abbiamo la paura così di gestire la palla. Infatti tutte le situazioni pericolose che abbiamo corso è stato nel nostro possesso palla. Nel nostro possesso palla abbiamo gestito male la palla e loro ci sono ripartiti un paio di volte e hanno creato qualche situazione pericolosa. Però è un difetto che abbiamo, che quando passiamo in vantaggio cerchiamo sempre di limitarci e non osare mai. Dobbiamo cambiare questo tipo di mentalità, continuare su quello che stavamo facendo. Il prestige diventa oro. Servizi fotografici prestige solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù a Licata. E lasciamo il Dino Liotta e questo Licata Cosenza dai mille brividi e andiamo a vedere in questo servizio cosa è successo in tutti i campi della Serie D con il treno dei gol. High Tech di Angelo Drago, vendite assistenza, computer e telefonia, rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3, doppio punto vendita a Licata. La CR Messina supera anche lo Scoglio Savoia ed approfittando dei pareggi di Gelbison e Cosenza tenta la prima vera fuga in questo campionato a portare in vantaggio i peloritani e Croce che al volo spedisce in rete un preciso assist di Bucolo per l'1-0 a CR. Il Messina spreca, il Savoia riagguanta il pari al 70° con Savarese che grazie ad una deviazione conclude in rete una bella azione personale. Il definitivo sorpasso è opera di Re Giorgio Corona che è entrato nella ripresa regala ai giallorossi la vittoria sognando sul finire di gara il gol che vale 3 punti. Il Montalto continua a stupire mentre per il Città di Messina è piena crisi dopo un avvio di campionato scoppiettante. Al 13° è la stella di casa Occhiuzzi a portare in vantaggio i suoi direttamente da calcio piazzato. Raddoppio calabrese al 65° con Zangaro che di testa trafigge l'estremo peloritano. Il Città di Messina accorcia le distanze con l'uomo mercato Filippo Tiscione che al 70° sigla il 2-1, ma il risultato non cambia più. Brutta partita al Falcone Borsellino, 8 ammonite e 5 espulsi, tra cui 2 tecnici. Mattatore della giornata, l'ormai ex Savonarola, in procinto di approdare a Messina, sponda CR. Il primo gol del fantasista è una saetta su punizione, dove lingua grossa nulla può. Il Bis arriva nel secondo tempo con una precisa inzuccata di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il gol ospite è opera di Palazzo, che dai 30 metri accorcia le distanze con un preciso bolide che finisce sotto la traversa. Al Morra di Vallo della Lucania la Cireale strappa un pareggio all'ormai ex capolista Gelbison che nelle ultime giornate sembra aver perso lo smalto di inizio stagione. Buon punto per i Granata, arrivato dopo una settimana di intensa sia dal punto di vista tecnico che societario. Allo Scorofani Sallustro, Palazzolo e Agropoli impattano 1-1 in una partita molto equilibrata. A passare in vantaggio sono stati i campani con Mallardo che batte Scordino per lo 0-1 al minuto 60. Il pareggio palazzolese è di Caputa che 10 minuti dopo su azione personale fa fuori Capozzi e sigla l'1-1 con cui si chiude il match. Il Ragusa in formazione rimaneggiatissima indovina la partita perfetta e viola il Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni. Non passano neanche 100 secondi ed è il Ragusa a ritrovarsi già in vantaggio grazie all'ex Acri Foderano. Passano 20 minuti e il Ragusa prima cala il tris con Bonarrigo, il migliore dei suoi oggi, poi con Panepinto che batte per la terza volta il povero D'Antuono. La Cavese reagisce e accorcia con Ercolano di testa pochi minuti dalla fine del primo tempo. Il 2-3 arriva al 9 minuto 49 con Manzi abile a risolvere una mischia in aria. La Cavese attacca ma nulla da fare, gli Blay tornano a casa con i 3 punti. Nel
Nell'anticipo del sabato la Nissa cade alla Lamezia Terme contro un buon San Biase, il gol vittoria per i lametini porta la firma di Capitan Clio, che torna al gol grazie a un calcio di rigore fischiato per atterramento di Russo in aria. Pareggio privo di emozioni tra Vibonese e Noto. A Vibo Valentia il terreno di gioco in pessime condizioni non aiuta le squadre a costruire azioni degne di nota e la partita scorre liscia senza particolari emozioni. In settimana si preannunciano novità importanti in casa Noto. E per il prossimo turno, la 15ª giornata, questo è il programma: Cereale San Biase, Agropoli Vibonese, Città di Messina, Comprensorio Normanno, Cosenza, CR Messina, Nissa Cavese, Noto Gelbison, Ragusa Licata, Ribera Palazzolo, Savoia, Comprensorio Montalto. Dalla Serie D alla promozione, in anticipo la Sant'Angelo strappa un buon pareggio a Siracusa contro la Rari Nantes 0-0. E consolida la sua posizione al centro della classifica. Dal calcio al basket, la studentesca Licata perde in casa contro la capolista Nova Virtus Ragusa al termine di una gara in cui la squadra di coach Provenzani ha comunque giocato a buoni ritmi, riuscendo a rintuzzare gli attacchi avversari per almeno tre quarti di gioco. È finito 84-99 per il Ragusa, pagato in casa Licata la panchina corta, ma un grande Manattini con 37 punti ha tenuto a galla i licatesi fino quasi alla fine. Per la studentesca comunque la soddisfazione di aver giocato ad alti livelli e il rammarico per non essere riuscito a rimanere in gara fino alla fine, proprio perché era finita la benzina ai giocatori gialloblu. Ma con l'inizio del nuovo anno sono attese importantissime novità in casa studentesca, con degli innesti, almeno uno veramente di prima categoria. Questo è tutto con questo appuntamento di Extra Time. Noi ci sentiamo alle prossime occasioni. Questo programma è offerto da... Il Prestige diventa oro. Servizi fotografici Prestige. Solo da Photo Fantasy di Carmelo Fallù, Alicata. Hi-Tech di Angelo Drago. Vendite assistenza, computer e telefonia. Rivenditore autorizzato TIM, Wind, Infostrada, Vodafone 3. Doppio punto vendita, Alicata.